Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. E se desideri sostenere la mia attività di divulgazione, puoi cliccare il pulsante Grazie presente sotto il video. L'impulso che mi spinge a scrivere non nasce dalla presunzione, bensì dalla mia coscienza di medico, che mi consiglia di compiere il mio dovere, preavvisando quei pochi, dai quali mi posso far intendere, che l'umanità si trova alla soglia di avvenimenti che corrispondono alla fine di un eone. Come già sappiamo dalla storia dell'antico Egitto, esistono dei fenomeni psichici di mutazione che si verificano costantemente alla fine di un mese platonico o all'inizio del successivo. Vi sono, a quanto pare, mutamenti nella costellazione delle dominanti psichiche degli archetipi, degli dei, che causano o accompagnano trasformazioni secolari della psiche collettiva. Questa trasformazione è cominciata ed ha lasciato le sue tracce all'interno di una tradizione storica, dapprima nel passaggio dall'età dell'oro, del toro, in quella dell'ariete, poi dell'età dell'ariete in quella dei pesci, il cui inizio coincide con la nascita del cristianesimo. Ora ci stiamo avvicinando alla grande trasformazione, prevedibile con l'entrata del punto primaverile nell'acquario. Sarebbe indice di leggerezza da parte mia nascondere al lettore che riflessioni di questo genere sono non soltanto estremamente impopolari, ma anzi si muovono su un terreno infido assai prossimo alle nebulose fantasie che oscurano la mente di astrologi e di riformatori dell'universo. Debba accettare il rischio e mettere in gioco la mia reputazione, faticosamente conquistata, di uomo veritiero, degno di fede e capace di giudicare in modo rigorosamente scientifico. Posso assicurare il lettore che non lo faccio a cuore leggero. Detto francamente, sono preoccupato per la sorte di quanti si lasciano sorprendere impreparati dagli avvenimenti e si trovano, senza averne avuto il minimo presentimento, alle prese con un mondo che riesce loro incomprensibile. Poiché fino ad oggi, per il poco che ne so, nessuno si è creduto in dovere di esaminare a fondo e di mettere in luce i possibili effetti psichici dei prevedibili cambiamenti, ritengo mio dovere fare quanto è possibile in questa circostanza, fin dove le mie forze me lo consentono. E qui Francesco Brunelli sta citando Sin Qui Jung. E prosegue Brunelli. Uno scienziato come Jung non racconta favole, semmai le interpreta. Dunque, che cosa ci dice? Che una nuova era si sta avvicinando, foriera di trasformazioni interne della psiche e conseguentemente di trasformazioni esterne. Sta per avvenire una mutazione simile a quella avvenuta al sorgere del cristianesimo, quando un vecchio mondo crollò per dar luogo ad una differente civiltà. Questa nuova era è denominata dell'acquario e sta sostituendo quella dei pesci. Il fratello Janssen di Ginevra, nella tornata straordinaria della Hiram all'Oriente di Torino del 24 aprile 1961, disse così: guardiamo intorno a noi. Tutto nel mondo fisico sta cambiando con una rapidità vertiginosa. Assistiamo ad un dramma della soluzione del quale siamo completamente ignoranti, ma assistiamo a questo crollo con un sentimento stupefatto e perplesso. Ma una cosa è sicura, e cioè che mai nella storia del mondo l'umanità è stata messa di fronte a tanti cambiamenti su tutti i piani e livelli nello stesso tempo come oggi. Ci parlano della nascita di una nuova era e che il vecchio mondo
deve crollare, con tutti i diversi sistemi mondiali nella loro composizione e applicazione attuali. Fra quei sistemi che dovranno crollare, prima che la nuova era nasca fra noi, potremo enumerare, per esempio, la religione, la politica, l'educazione, l'economia, eccetera, eccetera. Noi adesso spesso assistiamo a questo cambiamento universale drammatico, allarmante, ma senza poterlo arrestare. I libri esoterici ci parlano del fatto che siamo arrivati alla fine di un ciclo astronomico, i pesci, e che stiamo entrando nel segno dell'acquario. Impossibile approfondire questo tema degno di considerazione. E una volta di più, in questa rivoluzione universale per tutte le grandi facoltà umane, la massoneria universale potrà e dovrà fare molto, perché, non dimentichiamo, ha tutte le qualità per guidare l'umanità attuale in questa nuova epoca. La comprensione, l'universalità, la tolleranza assoluta, la libertà, l'uguaglianza e la fraternità per tutti. I simboli eterni, il rituale massonico e la splendida tradizione massonica. In campo strettamente esoterico, queste nozioni sono di comune conoscenza. Tuttavia, cercheremo di riassumere brevemente il problema in forma comprensibile anche al non approfondito fratello. E nel riassumerle, insisteremo come non mai su questo argomento, perché come membri di una comunione esoterica abbiamo l'assoluto dovere di essere i pionieri, i costruttori della nuova civiltà incombente, se non vogliamo abdicare al fine ultimo della massoneria. Che la civiltà attuale sia in fase crepuscolare e che una nuova civiltà la sostituirà è arguibile dalle diverse fonti cui possiamo attingere. La citazione di Jung è una delle fonti che si possono raggruppare tra gli scritti degli scienziati e dei filosofi contemporanei su questo argomento, ma non dobbiamo trascurare una intelligente osservazione diretta dei tempi che stiamo vivendo, da cui possiamo trarre tutti i segni che vogliamo, se siamo in grado di comprendere e di interpretare tali segni. Accanto a questi due gruppi di fonti vorremmo porre gli insegnamenti esoterici e i dati provenienti dalla tradizione e dall'astrologia. Dobbiamo, per brevità e per snellezza, evitare di immergerci in disquisizioni e in citazioni delle prime due fonti, così come dobbiamo tacere gli insegnamenti esoterici che richiedono una specifica preparazione per essere compresi e che comporterebbero quindi al lettore uno sforzo di documentazione tale che gli perderebbe l'essenza di questo lavoro che vuole essere preminentemente pratico. Ci soffermeremo piuttosto sui dati astrologici, in quanto ormai l'astrologia comincia ad essere comprensibile a molti ed è sufficiente leggere un quotidiano o un settimanale per essersi familiarizzati almeno con il suo ABC. Proseguo presto con la seconda parte.